Nuove pietre d'inciampo sui marciapiedi fiorentini per ricordare la storia di chi ha perso la vita a causa della deportazione nazifascista. Questa mattina è stata posizionata in Piazza Indipendenza a Firenze al Civico 5 la pietra in ricordo di Bruno Cagli, realizzata dall'artista Gunther Demnig, produttore di piccole targhe di ottone incastonate su cubetti di cemento che vengono incassati nel selciato di fronte all'ultima abitazione della vittima. Il Comune di Firenze, insieme ovviamente alla comunità ebraica e le associazioni come ANED presenti questa mattina, continuano con il loro impegno forte, importante, preziosissimo per tenere viva la memoria di ciò che è accaduto ormai diversi anni fa, ma che non dobbiamo e non possiamo dimenticare per costruire un futuro diverso, un futuro di pace, un futuro dove non ci sia spazio per odio, discriminazioni, persecuzioni. Le pietre d'inciampo sono davvero importanti perché ci fanno inciampare in quella che è la memoria, ci costringono tra virgolette a fermarci, a riflettere e a chiederci come è potuto accadere.